Siamo qui con Samantha Bamunto, una dei 50 CT praticamente licenziati dalla Piaggio. Siamo di nuovo di fronte al Museo Piaggio per continuare con la mobilitazione che da marzo vede impegnate appunto queste lavoratrici e questi lavoratori che devono avere una soddisfazione che sembra che i sindacati confederali vogliono togliere definitivamente con questo contratto integrativo vergognoso per il quale si andrà al referendum oggi e domani. Samantha, perché di fronte ora di nuovo al Museo Piaggio? Allora, siamo qui per ribadire la nostra posizione, per ribadire che noi esistiamo, ci siamo, abbiamo diritto a un posto di lavoro dopo 10, 12, 13, 15 anni che siamo lì dentro. Questo accordo è una presa in giro da parte di tutti, anche dagli operai fissi che sono dentro, ai part-time verticali. È uno schifo perché non si può firmare un accordo indecente così, dove non si parla, per quanto riguarda noi, di occupazione dopo 15 anni usati e gettati. Non è possibile, non ci sta. Questo significa che noi non ci fermiamo, non ci fermeremo e vedremo come andrà a finire. Che indicazione date voi per questo referendum? C'è chi come CGL, CISL e UIL, FIMI, FAM e UIM indica il sì all'accordo, c'è chi invece ha creato un comitato per il no. La vostra posizione qual è? È il no o non andare a votare proprio per non raggiungere il quorum, perché è un accordo scandaloso per tutti, per noi che siamo fuori, per le briciole meno di un caffè al giorno per gli operai fissi, per la presa in giro dei part-time che continueranno a essere part-time e usati come scambio quando ci sarà bisogno dell'immobilità. Questo accordo va boicottato assolutamente. Bene, quindi ora siamo qui davanti, una delegazione importante insomma dei lavoratori è qui davanti, la mobilitazione continuerà anche nei prossimi giorni, durante il periodo appunto di questo referendum. Assolutamente sì, per far capire la nostra posizione, per far capire che se si lotta tutti insieme qualcosa può cambiare, non ci fermeremo e questo penso sia chiaro un po' per tutti, fino a quando non rimettiamo piede in fabbrica. Grazie Samantha. Chiaramente Potere al Popolo ha sempre seguito e sostenuto questa lotta e anche stamani è qui presente perché questa è una lotta non di carattere locale ma una lotta di carattere generale che si inserisce all'interno delle crisi industriali che in questi ultimi anni stanno devastando insomma, tutto il sistema industriale del nostro paese e quindi niente, lo sosterremo oggi e nei prossimi giorni. Mia moglie là ci arriva con la testa. Ce la accende? Forse io non fumo, ma l'accendino ce l'avevo. Davanti Dio, vai, regista. Vai. E ci hanno chiamato qui? Col filo di fondo, via! C'erano loro qui. Allora, lavoratori della Piaggio insieme ai CT espulsi dall'azienda stanno occupando il tetto del Palazzo Blu che è proprio di fronte alla Piaggio di Pontedera, quindi tutti i lavoratori potranno vedere questo striscione che stanno calando e che sarà appunto un messaggio a tutti i lavoratori. Per dire no a questo contratto infame.
che hanno siglato Fiom Fim e Wilm insieme alla Piaggio a braccetto, che fra le altre cose, oltre a togliere tutti i diritti sindacali interni, sancisce l'espulsione definitiva, dovrebbe sancire l'espulsione definitiva dei lavoratori CT, cioè contratti a termine, dopo 15 anni di lavoro dentro la fabbrica. Allora, siamo qui sul tetto occupato di Palazzo Blu da parte dei lavoratori CT. È arrivata la stampa, il Palazzo Blu della Piaggio è di fronte alla Piaggio, e quindi tutti i lavoratori della Piaggio possono vedere l'occupazione. Come potete vedere, sullo sfondo c'è il grande insediamento della Piaggio, e qui ci sono lavoratori che hanno deciso di occupare nei prossimi giorni, da oggi per i prossimi giorni, questo tetto. La Piaggio, abbiamo deciso di occupare per la seconda volta il tetto del Palazzo Blu. Questa è un'iniziativa, oggi sarà il tacante. Le CT, i CT storici dormiranno qui. E questa decisione è stata presa dopo che i confederali Fim, Fiom e Wilm hanno portato a casa la proposta di integrativo. Infatti questi tre giorni in Piaggio ci sarà il referendum. Nell'integrativo di loro non si parla. Era una buona occasione per farle rientrare, era una buona occasione per risolvere il loro problema. Loro praticamente dopo 15 anni di precariato in Piaggio, lo scorso anno del 2019, hanno ricevuto una bella pedata nel culo e sono state licenziate dalla Piaggio. È 2 anni e mezzo che Fim, Fiom e Wilm erano in trattativa per un integrativo. Il 23 di gennaio hanno firmato l'ipotesi di accordo, che oggi, domani e venerdì i lavoratori e le lavoratrici della Piaggio dovranno, c'è il referendum aperto per votarlo. In questo integrativo di loro non se ne parla. Quindi parliamo di quante unità? 40 persone più o meno, in maggioranza lavoratrici donne, che sono state lasciate a casa proprio per la loro condizione, in quanto sono donne, sono mamme, hanno già una certa età. Quella dell'integrativo era una buona occasione per portare a casa la loro vittoria, per farle rientrare dentro. In realtà Fim, Fiom e Wilm e azienda non hanno fatto niente per risolvere la loro problematica. Quindi per trovare la soluzione. Non è stata nemmeno trattata. Oltretutto, nell'ipotesi di accordo, e questo è per spiegare che la loro battaglia non è una battaglia contro i CT che sono dentro ora, i CT che entreranno, è una battaglia che va unita ai CT, perché nell'ipotesi di accordo che si apprestano a votare c'è scritto che i CT che sono entrati l'altro anno hanno diritto di precedenza anche quest'anno. In realtà dentro ci sono 40 CT nuovi e ne entreranno più di 100 il 2 di marzo. Quindi anche quella da parte dei confederali è una presa per il culo. Si parla di anzianità, si parla di accordo da votare, già la Piaggio non lo rispetta. Noi chiediamo un tavolo con la Piaggio. Chiediamo di portare a casa una soluzione per queste lavoratrici che dopo 15 anni devono rientrare nel posto di lavoro. In più chiediamo a tutte le istituzioni, Regione, Comune di Pontedera, Comuni limitrofi, che si facciano carico della loro situazione. Io voglio vedere il sindaco di Pontedera, i sindaci della Valdera, Rossi e Simoncini, venire qui a occuparsi di lavoratori che per 15 anni hanno dato tutto
alla dirigenza Piaggio. In più, come USB, invitiamo i lavoratori a boicottare un referendum che toglie la democrazia ai lavoratori e alle lavoratrici, che vuole far fuori dall'intera RSU l'USB e che ha praticamente tolto i poteri all'RSU votata dandoli ai segretari provinciali, ai segretari regionali e nazionali. Decidano tutto i segretari. No, in Piaggio deve tornare a decidere i lavoratori che stanno 8 ore sulle catene di montaggio a fare gli stipendi ai dirigenti. E la protesta come si svolgerà? Noi oggi stiamo qui, dormiamo qui e andiamo avanti a oltranza. Non si scende finché loro non rimettano piede in Piaggio. Io ripeto, FIM, FIOM e WILM hanno dato una pedata nel culo a 40 donne. È vergognoso. Oltretutto, ribadisco, i CT entrati l'altro anno avevano il diritto di precedenza, non li chiameranno e creeranno CT nuovi. Piaggio dal 2012 che non assume, perde solo posti di lavoro con le procedure di mobilità. In questa azienda si deve tornare a parlare di occupazione reale, non solo di trasformazione di part-time a fronte di centinaia di uscite di lavoro in mobilità.